Ma salve, buon godo dei di fine anno dei. Mamma mia, mamma mia. Ragazzi, siamo giunti all'ultimo video di questo godoso 2023 e sono riuscito, se state vedendo questo video, a realizzare questa pazza idea che mi è venuta in mente in quest'ultimo periodo. Questa idea stravagante mi è venuta in mente perché volevo fare un video su Game Award, ma ripeto, come vi ho detto nei video precedenti, quest'anno ho videogiocato veramente poco e non riuscivo a fare un video dove vi parlavo bene dei videogiochi e tutto quanto. Quindi ho detto, vabbè, sai che ti dico? Faccio una versione Godoverse incredibile degli Award. Quindi, benvenuti ufficialmente nella prima edizione dei Godoverse TV Award 2023. Tutti i miei piani godosi sono andati a buon fine, voi vedrete questo video proprio il 31 dicembre, ultimo video dell'anno con i God Award 2023. Più godo di così, si muore. In questa godosa prima edizione avremo ben 16 categorie con 4-5 nominees ciascuna e ovviamente daremo un premio speciale che vi farò vedere adesso. Scusatemi, voi non vorreste ricevere un premio così? Soltanto nei Godoverse TV Award potrete ricevere questo premio. E questo premio verrà dato a tutti i vincitori. Ovviamente voi direte, ma come? Sono 16 categorie. E voi avete un premio solo? Ovviamente sì, ce lo dividiamo fra noi. Che dovete fare? Non sono vestita abbastanza elegante per un evento simile. Infatti farò un'altra magia, ragazzi. Dovevo fare il mago, io altro che Udinò. Avete visto quante magie faccio? Vi faccio vedere un'altra magia. Adesso diventerò super elegante per questo evento. Cioè, volete mettere? Ragazzi, non so se vi rendete conto che fiocco incredibile che ho per questa occasione. Poi sapete, ragazzi, grande fiocco. Dopo questa massima, penso possiamo iniziare. Ragazzi, sigla, poso questo Oscar incredibile. Ragazzi, sigla. E si parte con la prima edizione dei Godoverse TV Award 2023. Con il vostro Zoil incredibile, ci saranno un sacco di interventi incredibili. Il fiocco ce l'abbiamo, direi di partire. Sigla. Salutiamo la postazione natalizia che sono così felice di essere riuscito a farla. E se guardate, ho comprato le lucine nuove, ve l'avevo detto nel video di Natale, che quelle altre erano morte il giorno in cui avevo scelto di registrare quel video, e ho messo delle lucine viola. Quindi questa è proprio postazione natalizia al top. Ovviamente qui abbiamo la Award o Oscar di questa prima edizione 2023 dei Godoverse TV Award. Postazione ok, premio ok, qui abbiamo tutte le categorie, il fiocco è ok. Prima di partire, in editing cercherò di mettere alcune immagini che raffigurano alcune delle nominees di alcune categorie di questi Godoverse TV Award e compariranno magicamente attorno a me. Vedremo se riuscirò a fare questa cosa in editing incredibile. Voi non avete idea di come sono carichi loro che mi stanno guardando da lassù per vincere questo premio qui. Peccato che non hanno capito che il premio è uno e loro sono tanti. Se vi state chiedendo chi ha votato per far vincere chi, ce la siamo cantata e suonata da soli. Però quando i Godoverse TV Award, magari già dalla seconda edizione dell'anno prossimo, avranno un pubblico ancora maggiore, probabilmente voterete voi direttamente e sarà ancora più divertente. Comunque, prima categoria: miglior costume di scheletro. Le nominees sono Mercoledì Adams, Uta da One Piece, la guardia rosa di Squid Game, Eva, questa forse in pochi se la ricorderanno, è della prima puntata dell'antishow, quando Skeletor si è travestito da Eva e Sus da Adamo, Lucy di Cyberpunk Edge Runner, Skeletor Cuoco, il cappello da cuoco che faceva parte della sigla dei quattro chiacchiere in padella, padella e quindi cuoco. E il vincitore è il costume di Uta del, pensate, primo episodio di quattro chiacchiere in padella proprio su One Piece Red. È già stata una competizione molto ardua perché alcuni di loro avevano votato per Lucy e effettivamente il cosplay di Lucy di Skeletor meriterebbe un secondo voto, però per il lavoro, che poi l'ho fatto io quindi lo so più, per il lavoro Uta Skeletor vince questo primo incredibile award. Prego. E chi è che ha vinto? E chi è che ha vinto? Il vostro Skeletor incredibile ha vinto un premio incredibile. Guarda quanto siamo belli insieme. Incredibile che ha vinto proprio il cosplay di Uta. Che poi il vostro scheletro con la sua grande testa ha pensato una cosa incredibile, che mi capita sempre di travestirmi da ragazza attraente. Perché si sa che il vostro scheletro incredibile è un pezzo di osso incredibile e vince tanti premi, quindi il vostro scheletro prenderà questo premio incredibile e se lo porta a casa. Vedete com'è contento? Seconda categoria, miglior costume per Sus invece.
E le nomini sono Sus Lupetta, cioè l'amica di mercoledì, Sus Rufy, Sus giocatore di Squid Game, Sus Adamo, Sus David di Cyberpunk e Sus Natale. E il vincitore è Sus David di Cyberpunk Edge Runner. Incredibile, Sus viene a ritirare il tuo premio. Mamma mia, però che palle, è più grande lui di me. Però vabbè, fa niente, ringrazio la giuria, che poi in realtà abbiamo votato fra di noi, quindi abbiamo fatto una cosa molto maccheronica, incredibile, però il vostro Sus è contento di aver vinto il premio per il costume più bello quando si è travestito da David Deum di Cyberpunk Edge Runner. Wake up, samurai! Mamma mia, incredibile. E quindi sì, il vostro Sus è contento, mamma mia. Gli arriva alle ginocchia, però vabbè, mannaggia. Però Sus è felice, Sus è felice. Terza categoria, Best Fight. E nomini? Scheletro versus Babbo Natale. Udinò contro Grankowski. Sus e Scheletro contro Lieva. E il vincitore è Scheletro contro Babbo Natale. Ragazzi, una battaglia epocale. Vi invito a vedere quella battaglia. È stato veramente incredibile. Prossimo anno chissà se ci saranno altri scontri incredibili. Però effettivamente, combattimenti incredibili. Prego, venite a ritirare il vostro premio. È giornata per il vostro schedo di vittoria. Ma Babbo, che ci fai tu qui? Caro Osso, abbiamo vinto insieme il premio per il best scontro incredibile. Al vostro schedo non piace condividere i premi. Però dai, è Babbo incredibile. E poi il vostro schedo a questo simpatico Babbo gli ha dato un sacco di punti. Incredibile nel match, incredibile. In realtà il vostro Babbo ha vinto. Non è vero, il vostro Babbo ha perso. Mannaggia. Mannaggia. Osso, voglio un rematch un giorno. Il vostro schedo sarà lieto di sconfiggere Babbo e fargli un'altra un bottom per terra. Incredibile. Andiamo avanti. Best momento lore Godoverse. Quale sarà stata quella frase, quella frase proprio piena di lore Godoverse che è uscita inaspettatamente da un video? Vediamo subito. Abbiamo video presentazione canale 2022, cioè letteralmente il secondo video mai uscito su questo canale, dove Sus e Scheletro, all'epoca nel vecchio ufficio, la mia cameretta, raccontavano chi erano, raccontavano di essere uno scheletro, raccontavano di essere una pianta morta, quella battuta mi fa ridere in continuazione, che venivano dal Godoverse, un qualcosa di talmente assurdo e piacque a tanti però. Poi abbiamo Godoverse TV 1.5 Announcement, quindi l'annuncio di Godoverse TV 1.5, un evento incredibile che come vedete ha cambiato tutto quanto. Il momento della promo battle tra Babbo e Scheletro con la Befana. Era nel video prima dello scontro tra Babbo e Scheletro e se le sono dette di tutti i colori, c'era pure quella Befana cattiva. Poi abbiamo l'evocazione degli Eva dalla prima puntata dell'anti-show, quando Alessandro fa quell'incantesimo col Beast Power per evocare gli Eva, che assolutamente non sono una citazione a niente. Poi abbiamo Alessandro si mostra nel post-match di Scheletro contro Babbo, quando Alessandro il Bruto esce di fatto da povera Befana Tatiana e si mostra a tutti loro nel ring. E poi ultimo abbiamo il momento dove Trucio e RT, nello special Vecchi Amici Nuovi Nemici, spiegano che Mano ha un passato importante che sta proteggendo segretamente su se Scheletro perché fa parte anche lei della carica. E il vincitore è ovviamente Godoverse TV 1.5 Announcement. Questo me lo prendo io, è stato il momento di svolta di questo canale, è stato il momento più bello di quest'anno, Godoverse TV. È stato tra le cose più importanti di quest'anno, non potevano premiare Godoverse TV 1.5, che seppur avverato, qui, fantastico. Poi abbiamo Best Format, e i nomini sono Original Lauren Story, quindi gli special. Abbiamo Godoverse On The Road, E-Gameplay, o se volete potete pure chiamare Godoplay, l'anti-show, quattro chiacchiere di Padella e di Godo, ce l'abbiamo messo tutte e due, e le Revion, che nonostante il fallimento che sono state, come vi spiegavo in un altro video, meritavano almeno di essere nominati. E il vincitore, inaspettatamente, è Godoverse on the Road. E voi vi starete chiedendo, come mai ha vinto Godoverse on the Road e non gli special, oppure la prima puntata dell'anti-show? Se non fosse stato per Godoverse on the Road, io non avrei mai deciso di iniziare a fare Godoverse TV 1.5, quindi non avrei mai fatto tutto quello che è successo dopo. Best sigla. Abbiamo la sigla di 4 chiacchiere in padella, quella old, con la padella. La sigla delle Revion. La sigla 1.5, che vedete sempre quando inizio i video. La ending 1.5 e la sigla di Godoverse on the Road.
e il vincitore è la ending di God of War Stevie 1.5 con quella musichetta rilassante per poco, ma vince la ending di God of War Stevie 1.5. Best arco narrativo abbiamo il King Arc, che lo so, non è finito, manca il finale, ma la sua importanza c'è, di fatto questo personaggio del King chi lo sa. Abbiamo ovviamente God of War Stevie 1.5 Arc, che è l'arco in cui siamo adesso. Il Mainstream Arc, che è l'arco dove c'è stata God of War on the Road. E poi abbiamo l'Holidays Arc. E il vincitore è God of War Stevie 1.5 Arc. Vince veramente per poco. God of War Stevie 1.5 merita tutti i premi del mondo, perché è stato così faticoso farlo realizzare che non potevano premiare. Ho iniziato a fare i gameplay, finalmente ho un luogo dove poter registrare. I video stanno uscendo a ritmo molto più veloce di prima. È stata una rivoluzione, quindi assolutamente God of War Stevie 1.5 Arc. Vi auguro il meglio. Vedremo che succederà, però God of War Stevie 1.5 Arc. Best meme da Instagram. Su Instagram sono stati postati alcuni piccoli meme con questi personaggi assurdi e il più votato è niente po' di meno che questo meme qui. Allora, adesso tocca una categoria che devo spiegarvi un attimo. Questa è la categoria Best Godoverse Reference. Lo so, è una JoJo Reference, ma allo stesso tempo una Godoverse Reference. Ve la devo spiegare. Questa categoria, che ha solamente due nomi, ma ne avrei potuto mettere altre, però ne ho messe due perché sono proprio le più epiche, nasce sul fatto che alcuni miei colleghi, che conoscerete sicuramente, hanno fatto delle citazioni talmente Godoverse, ma talmente Godoverse, che sembra che eravamo messi d'accordo. Ma loro, ovviamente loro non hanno neanche idea che questo canale esista. Quindi sembra quasi che loro conoscano questo canale, però ovviamente questo canale è veramente piccolo, è difficile che venga conosciuto da giganti. Allora, immaginate, durante l'anno, il buon Saidonia, rispondendo a una stories di un ragazzo, ha fatto questo post qua. Il Godoverso. Ora, ovviamente non ha idea che esiste questo canale, Fredonia. Questa cosa è venuta perché quante volte avete sentito dire Fredonia Godo e avrà fatto «Oh, questa creatura è misteriosa, viene dal Godoverso, dell'universo del Godo». Ovviamente non c'entra niente questo canale. Però il Godoverso, quando l'ho letta la prima volta, mi ricordo, chiamai il mio collega, lei va «Oh mio Dio, Fredonia ci ha citato!» Ovviamente non era vero, ma nella vita. Questa è una Godoverse reference, ok? E l'altra, questa forse è un pochino più sus, in realtà sarebbero due, sono state fatte dal buon Yotobi. Salutiamo Yotobi, come salutiamo Sedonia. La prima, se vogliamo, Godoverse reference, è nel video rapimento di One, quando si mette a far vedere questi personaggi bizzarri e tira fuori Lello l'asinello. Io vi giuro, se ce l'avessi avuto, l'avrei fatto diventare canon dal Godoverse, perché è un personaggio veramente incredibile, che tra l'altro cantava, se non sbaglio, vi metto un'immagine qui, sempre fatta da buon Yotobi, è la creazione di quello scheletro, della mascotte scheletro che si porta ormai da un bel po' di tempo nelle live, che secondo me si chiama Skelly, che ogni volta che lo vedo mi fa venire in mente Skeletro. Immagino una conversazione tra Skelly e Skeletro. E the winner is... ho dovuto far vincere Saidonia. Quindi sì, Saidonia, puoi venire a ritirare il tuo premio quando vuoi, hai vinto un Godoverse TV Award. Sarà che è venuta prima pure di quelli di Yotobi, ma è stata epica, perché immagino stavo guardando le storie di Saidonia così all'improvviso e mi vedo una cosa del Godoverse e dico, ah sì, vabbè, ci ha citato a caso. Incredibile. Complimenti Saidonia. Best storyline o feud? Ho usato termini del wrestling perché giustamente seguo il wrestling e fa molto figo. O storyline o feud, ovviamente intendo rivalità dell'anno. Gran Chaos contro Udinò, Babbo contro Scheletro, Alessandro contro il gruppo della Cry e Alessandro versus Sus e Scheletro nel tag match con gli Eva. E qui il vincitore, anzi i vincitori, sono ovviamente Grankowski e Udinò. Complimenti, perché la rivalità fra loro due, che poi è sfociata in quel match incredibile con magia contro arte, è stato divertente analizzarlo, lo scontro è stato molto potente e si sono dette parole forti, quindi... E poi ci sta ancora il sequel, chissà cosa succederà con la sorella di Udinò, quello che Grankowski ha subito da Udinò, vedremo, però assolutamente meritate di vincere, prego. Oh, io finalmente mi ci avvicino. Un premio, mamma mia, è bellissimo questo premio. Oh, però il mio Udinò ha combattuto duramente per vincere questo premio contro Klaus, che cattivo Klaus che mi ha protetto. Oh, perdonate quelle elefanze inutili, posso che Klaus che avete abituato a avere premi incredibili, vince sempre ovunque faccio e è stato un grande amico di Udinò, e gli ha fatto capire la situazione della vita, sofferenza e le soddisfazioni, perché Klaus è un esperto di queste cose incredibili e ovviamente
È uno scandaloso, scandaloso che ci sia solo una stagione tale che Kiauski le vuole tutte. Possono anche Kiauski è felice e muove le mani della felicità. Felicità, scandaloso, scandaloso. Best Villain, Alessandro il Bruco, la Befana Tatiana, Animal Junior, il King misterioso, Grankowski, ovviamente prima di diventare Face, e Babbo Natale sotto il controllo della Befana. E qui ovviamente facilmente il vincitore è niente poco di meno che Alessandro il Bruco, che canonicamente verrà a ritirare il premio, ovviamente. Quindi ho vinto il premio per miglior villain di questa stagione. Il vostro Alessandro il Bruco accetta molto volentieri questo premio incredibile. Coglioni, io sono canon e vinco questo premio incredibile. Maledetti. È un miracolo che non l'abbia rotto. Ovviamente tutto canon, come dice lui. Se c'è il villain ci deve essere il best hero. Abbiamo Dino, abbiamo Sus, abbiamo Babbo, abbiamo Mano, abbiamo Truccio e abbiamo Scheletro. Ovviamente anche qui potrebbe essere scontato, ma il vincitore è Scheletro, ovviamente. Potevano vincere Scheletro, forza. Secondo premio per Scheletro. Best Upcoming Character. Il miglior personaggio in arrivo, se vogliamo. La Beast, questa entità misteriosa citata sempre da Alessandro Bruco. Abbiamo Gilly the Crazy, che viene citato nell'episodio dello scontro tra Krauski e Udino. Abbiamo questo personaggio che si vede solo, che si chiama Body 009, personaggio sempre nel video di Grankowski contro Udino. Abbiamo il King, questa figura misteriosa che ha un potenziale di lore assurda, che vedremo che succederà. Abbiamo la sorella di Udino che si vede nel flashback sempre di Grankowski contro Udino. E poi abbiamo quello che viene chiamato il maestro di Sus, che si vede nel video di Sus e Scheletro contro gli Eva, nel flashback di Sus, che sembra un drago, chissà che potrebbe essere, e il vincitore è il King, ragazzi. Il King vince premio per il personaggio più atteso su questo canale, chissà per quale motivo. Complimenti King, non so chi tu sia, ancora complimenti. Best Potere Godoverse. Anzi, qui potrei fare una cosa carina, in realtà. Magic! Il potere del casco in macchetta. Il suo strillo. La Trucio Sfera. Il Babbo Splash. Beast Power. Ecco, abbiamo finito. E il vincitore è il Sus Drillo. Sus, complimenti per la trasformazione e potere più epico. Il Sus Drillo, ragazzi. Il Sus Drillo. Vabbè. Vabbè, dai, allora non è che ho tanta energia e non ci posso rimanere in questa forma incredibile. Però come All Might fa il figo, il vostro Sus fa una magia. Sus Drillo soltanto per pochi secondi per ritirare il premio. E il vostro Sus Drillo, mamma mia, la potenza del Sus Drillo. Il vostro Sus Drillo, mamma mia, Drillo Sus, mamma mia. Prendo la statuetta e me la porto via. Best debutto di personaggio su questo canale, quindi il momento in cui personaggio è comparso nei video in maniera originale, vediamo chi vincerà. Abbiamo il debutto di Alessandro il Bruco, Udino, questo è per pochi, se ve lo ricorderete, la comparsa di Udino poco prima della prima puntata dell'Antishow, il debutto di Grankowski nella prima puntata dell'Antishow, il debutto di Mano, questo è incredibile, il debutto di Mano, il debutto di Babbo Natale e il debutto della Befana Tatiana. E il vincitore è Mano, ragazzi. Udino sta per vincere, ma vincitore è Mano. È stato il primo personaggio a debuttare randomicamente nei video, nel video appunto di mercoledì. Il personaggio di Mano esisteva nel Godoverse, però dovevo beccare il momento giusto per proporlo in video, e dopo che è comparso nel video di mercoledì è diventato canon. Sarebbe dovuto diventare canon molto dopo il personaggio di Mano, però alla fine è diventato canon dopo quel video. E poi come fai a non amare una mano che ripete i suoni? Incredibile. Vieni Mano a ritirare il tuo premio. Guardo lassù perché lì c'è l'arena dove mi guardano tutti. Complimenti Mano per aver vinto il premio. Brava Mano, brava. E poi, ultima categoria, Best Progetto per il 2024. Quindi qual è il progetto per il 2024 per il quale tu sei più in hype? Ovviamente abbiamo la serie sul Nasuers, la serie Vintage Retro, la serie dei gameplay, e qui intendo ovviamente tutte le serie future. Ho già comprato alcuni giochi, tra l'altro sembra un ADV, ma ci sono i saldi di Steam invernali. E ho comprato un qualche giochino che vedrete il prossimo anno, altro che giochini, giocone. E poi la serie degli shorts, perché come sapete il prossimo anno ci saranno molti più shorts, farò anche i shorts sul wrestling, sia su TikTok, su YouTube, su Instagram, insomma. E il vincitore è però
la serie sul Nasuers. Sono veramente in hype per la serie sul Nasuers, spero di riuscire a farla bene, di riuscire a fare i gameplay sulle serie, tutta la lore dei personaggi Nasuers, ragazzi hanno video e vocali, le idee ci sono per farla, ma spero di farla bene. E con questo, ragazzi, si conclude la prima edizione dei Godoverse TV Award. Ovviamente questo premio è anche per tutti voi che avete sostenuto il canale, perché concedetemi un attimo una parolina. Nell'ultimo periodo siamo arrivati quasi a 50 iscritti, dopo essere rimasti affossati sui 20, intorno ai 22 per veramente tanto tempo. E sono felice. Sono felice per come il canale sta andando, sono felice per le visualizzazioni che sono aumentate, il supporto che mi state dando, sono aumentati anche i mi piace, le ore di visualizzazione, le visualizzazioni in generale, sono aumentati anche i follower su TikTok, su Instagram, insomma piano piano ci stiamo salendo anche di numero, vi ringrazio anche di quei commenti pochi ma belli che mi scrivete su Instagram, dove mi dite che vi piacciono i video, che faccio video strani, stravaganti, originali, grazie a tutti veramente. Voglio solamente dire due ultime cosine per finire questo 2023, perché questo video uscirà appunto l'ultimo dell'anno. Questo 2023, come vi ho raccontato nel video del compleanno del canale, è stato un anno di svolta per me, a livello personale, con tutto il percorso dell'attività fisica, tutti i chili che sto perdendo e l'amore che sto acquisendo nei confronti dell'attività fisica, che spero di continuare anche il prossimo anno, e magari farò anche dei piccoli contenuti, ovviamente a modo mio, nella mia semplicità, per il canale, come ad esempio lo shorts dove ho perso i chili che vi è piaciuto tanto, sono contento, ne c'era un altro sui piegamenti, ne farò insomma cose così stravaganti. E poi sicuramente l'altra cosa è questo. Cioè, questo è stato l'anno per il, anche del canale. Se non fosse stato per il canale, io non avrei mai iniziato a fare palestra. È tutto nato dal canale. Il canale era partito bene. Siamo arrivati a un picco con i video di Godoverse on the road e poi c'è stato il declino. Anche per questo all'inizio ero un pochino preoccupato per le visual e tutto quanto, perché il canale è stato fermo 3 mesi. Se il canale non fosse stato 3 mesi fermo, probabilmente avrei avuto anche qualche numerello un po' più alto per fine anno. Ma ragazzi, va bene così. È in fondo il primo vero anno del canale. È stato questo. Ho tutti i propositi nuovi per fare un 2024 più esplosivo che mai e spero che a voi apprezziate tutto quello che porto. Come vedete ci sto veramente mettendo tutto, è importante tantissimo divertirsi e io spero che questa cosa si veda. Vi voglio ringraziare, grazie di tutto il supporto. I prossimi video, i primi video del 2024 saranno i video su Poppy Playtime capitolo 2, ne ho registrati già 5 e in alcuni mi vedrete pure col cappello di Natale perché l'ho registrato in tutti questi giorni, ma ve li proporrò durante gennaio, perché gennaio sarà un mese un pochino così, sarà un mese un po' complicato per la pubblicazione dei video. Voi siete abituati a un video un giorno sì, un video un giorno no, a gennaio si tornerà a massimo 2 video a settimana. Ovviamente i video tranquilli non mancheranno, ci saranno più gameplay probabilmente, che video magari di 4 chiacchiere o altro, però i gameplay ci saranno sempre. Vi posso fare uno spoiler, la serie dopo Poppy Playtime, ovviamente che poi si metterà in stop, ci sarà il capitolo 3 e poi continuerà, non sarà Lies of P, Lies of P verrà dopo, ma sarà Elden Ring. Allora calmi, calmi tutti, io Elden Ring l'ho finito, partiamoci da tutto, io Elden Ring l'ho finito su PS4, l'ho comprato al day one, ci ho giocato sei mesi letteralmente come un maniaco e poi l'ho droppato, poi mi ha completamente stancato. Io Elden Ring l'ho droppato praticamente un mesetto prima di aprire il canale, quindi io non tocco Elden Ring da più di un anno, quasi un anno e mezzo, infatti mo è il secondo anniversario di Elden Ring, io non so niente, cioè ovvio che il gioco lo conosco, ma ci sono stati mille e mille bilanciamenti. È uscito addirittura quell'espansione del Colosseo che non ho idea di niente, quello non ho ignorato tutto, perché mi aveva stancato il Elden Ring, sinceramente mi aveva stancato. E dato che però deve uscire il DLC, io il DLC del Elden Ring lo vorrei giocare. Quindi ci rifaremo una bella run, se non due, poi magari se l'idea alla base vi piace ne farò altre, dove creeremo dei personaggi che saranno la versione di Elden Ring dei personaggi del Godoverse. Non so se potrà funzionare questa cosa. Il primo personaggio che creeremo sarà Sus in versione Elden Ring e sarà il personaggio che ci accompagnerà nel DLC. Quindi spero che questa cosa vi abbia messo e dopo quello ci sarà probabilmente Pop Up Playtime capitolo 3 e poi inizieremo Lies of P. E poi ci sono altri giochini indie incredibili che vorrei giocare, come ad esempio il gioco di Bendy che hanno annunciato pure il film. Poi c'era Death Door, mi piacerebbe giocare Cult of the Lamb, insomma c'è un sacco di giochi. Come vedete i gameplay aumenteranno e per quanto riguarda le serie ragazzi, cioè se ci sarà la serie vintage il prossimo anno, ci sarà la serie del Nasuers, chi ha 4 chiacchiere in padella continuerà, torneranno le regioni, insomma una marea di cose, un 2024 veramente godoso, più gli special, i combattimenti, cioè chi più ne ha, più ne metto. L'anno scorso dissi scherzando come proposito per il 2023 di avere un ufficio, e ci sono arrivato, è stato incredibile. Se finissi già il 2024 con magari numeri, qualche numerello un po' più alto, sarei soddisfatto. Per il resto, positività, godo, determinazione, vedremo come andrà. Io vi ringrazio veramente, che il godo sia con voi, buon inizio anno e noi ci vediamo un po' più in capitolo 2. Sigla.